ciao a tutti. Ho visto ieri una piccola parte di una trasmissione della RAI, andata in onda l'altro ieri, credo, in cui si mostra la censura subita da Diego Fusaro, il filosofo che era stato invitato a questa trasmissione, e il conduttore, di cui non ricordo il nome, gli fa una domanda: cosa pensa della verginità? E Fusaro si mette a parlare un po' del giornalismo, perché questo episodio aveva anche a che fare col giornalismo, e a un certo punto Fusaro era in collegamento via Skype, il conduttore dice: purtroppo è saltato il collegamento, quando si vede che il volume viene smorzato gradatamente a Fusaro, e proprio nel momento in cui il conduttore dice è saltato il collegamento, si vede benissimo che la regia continua a mandare in onda il video di Fusaro che parla, ma non si sente niente. E lì in studio c'è anche Enrico Mentana, grande giornalista, che poco prima aveva proprio parlato dei giornalisti, per dire se erano loro invece che avevano smascherato Colin Powell con la sua provetta, e per dire sì che i giornalisti, ce ne sono tanti che fanno bene il loro lavoro, il che è verissimo, ma probabilmente lui non è uno di questi giornalisti così onesti, perché quando è saltato tra virgolette il collegamento, lui ha allargato le braccia, così, come dire, succede, non gli salta in mente di dire, di essere un po' onesto e dire che il conduttore ha fatto segno al regista di interrompere la comunicazione, e questo gesto così con le braccia aperte a me sembra significare: e beh, sai, sei invitato, ma poi devi dire quello che piace al conduttore, se no succede anche questo. Ecco, guardate un attimo il video, perché è simpatico nella sua tragicità. Perché questa è la storia di una presa in giro, una super fake news che ha animato i social e anche i giornali in questi giorni. C'è un giovane filosofo torinese che è diventato una piccola star della TV grazie al lessico ricercato, molto forbito, e alle sue posizioni sovraniste. Si chiama Diego Fusaro, e questa settimana la sua fidanzata Aurora ha rilasciato un'intervista a Radio 24 in cui dipingeva la loro coppia come una coppia casta e tradizionalista, con lei che stira le camicie mentre lui legge Hegel senza ancora aver consumato prima del matrimonio previsto per l'anno prossimo. Grande scandalo, salvo poi scoprire che questa ragazza si era un po' preso gioco di tutto e che non era vero nulla. E però noi abbiamo voluto lo stesso sentire il professor Fusaro, che è in collegamento con noi. Buonasera, professore, perché lui ha appena scritto un libro che si intitola Il nuovo ordine erotico. Quindi le vorrei chiedere: la verginità torna oggi a essere un valore? Ma intanto lasciatemi dire che Martin Heidegger disse che chiacchiera, curiosità ed equivoco erano le basi della società di massa, e questa vicenda ne è la prova di come il giornalismo si basa di fatto su menzogne, troll russi inesistenti, armi chimiche di distruzione di massa che non esistono. Insomma, prendete solo esempio il giornalismo, da diciamo che chi diffonde è stato Colin Powell, il segretario di Stato americano al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non faceva il giornalista. Sono stati i giornalisti a scoprire che era una fake news. È il contrario, dalle professore. Comunque, stai attento. La verginità, secondo lei, è un valore oppure no? Se la sua compagna risponde alla domanda di un giornalista e fa delle affermazioni, chiaro che diventano lì. A parte come facciamo noi a sapere che non è vero? Certo. Dai, professore, ma anche bene, non ascolti questi manifesti. Dica, la verginità è un valore oppure no? È un tema serio. Io non indagherei. Secondo lei è un valore oppure no? La società dello spettacolo, vedete, bufale che vengono rilanciate senza che nessuno si periti di certificare ciò che si dice. Ciò detto, io sostengo in questo libro, Il nuovo ordine erotico, che oggi stiamo assistendo a un nuovo ordine erotico che ricalca sul piano dei sentimenti la globalizzazione, dove di fatto il liberista economico diventa il libertino nell'ambito dei piaceri, per cui come il liberista distrugge lo Stato per lasciare il plusvalore del regolamentato. La ringrazio. È saltato Skype. Ma lo rinviteremo. Io invece mi alzo. Perché è il momento della Fusaro interruptus. Lo so. Cosa si può dire dopo aver visto questo? Beh, questa è una bella dimostrazione
proprio un esempio che si potrebbe usare a scuola, ecco, di cos'è la censura. Cos'era la censura in una trasmissione, una televisione in generale, che invita queste voci alternative, come quella di Fusaro, per mostrare di essere pluralisti, quando in realtà, ecco, gli si dà o poco tempo per parlare, oppure li si mette in un consesso di invitati che sono tutti, a parte questo, che portano avanti tutti una certa visione, in modo un po' anche da sbeffeggiare quest'ospite e soprattutto le sue opinioni. Vediamo se cambierà qualcosa con la presidenza di FOA. Non credo che abbia il potere di intervenire questo, però insomma io ho voluto fare questo video per nel mio piccolo, ecco, mostrare, smascherare un po' questa falsità che va sulla nostra televisione di Stato. Va bene, buona giornata a tutti, buon autunno.